Negli ultimi anni su certe cose la sensibilità delle coppie presenti si affina sempre di più e questo è un riconoscimento. E saper distinguere tra il sesso e la sessualità è molto importante. Perché in fondo, lo sapete bene, il sesso è ciò che ci accomuna agli animali superiori. È vero o no? Però noi, in quanto esseri umani, possiamo vivere la sessualità, che è un'altra cosa. Un prete può vivere la sua sessualità. Balzando morto. Volevo rispondere alla Pasqua. No, che entra mia, ma qui non c'entra, qui non c'entra. Fuori tempo massimo. Può vivere la sua sessualità? No. No. Perché? Perché se è giusta che la sessualità è quell'atteggiamento che porta al sesso, prendere un po' bene. Porta o parte? Porta. O parte. O fa parte, o fa parte. Fa parte. Fa parte. No. Per cui no. Tutti d'accordo con lei? No, però. È una suora, può vivere la sua sessualità? No, guarda, sì, ti conveni mettere venire su Romani. Ecco, se noi pensiamo che la sessualità è un modo di usare il sesso, beh, realmente, o se lo fanno devo farlo di sfruso o comunque fuori legge, in modo da andare contro la coscienza, eccetera, eccetera, vero o no? Ma la sessualità parte dal fatto che noi siamo maschi e femmine, ma si identifica col sesso oppure lo supera a un certo punto? Cosa vuol dire? Vivere la propria sessualità vuol dire esprimere fino in fondo nel tuo modo di essere il fatto che sei maschio o che sei femmina. Che può benissimo fare a meno dell'accoppiamento. Quello è, non è qualcosa di essenziale per essere maschio o femmine. Una donna che non ha rapporti per tutta la vita non è meno donna di una che è sposata o che ha fatto la girandola per tutta la vita. Anzi, se davvero ha vissuto bene il suo essere sola, certo, non è così semplice come per un prete. Un prete, se è maschio, è maschio. E guai se diventa un gay. Ma essere maschio vuol dire dover per forza avere rapporti sessuali con una donna? Oppure imprimere in tutto quel che fai le tue caratteristiche di persona? Lo stile, la continuità, la capacità o meno di cogliere quel che conta o quel che non conta? La perseveranza, oppure per una donna, la capacità di sapersi dare agli altri. Questa è una suora, Madre Teresa di Calcutta, per esempio, ha buttato via il suo essere donna, il suo essere femmina. Madre Teresa di Calcutta ha buttato via il suo essere femmina solo perché era una suora che si dedicava ai moribondi, o l'ha fatto proprio da donna, mettendo in atto le qualità più di apertura che la donna ha dentro di sé. Non è solo quello, però è fondamentale. Certo, questo non vuol dire, quindi, percepire che la sessualità è qualcosa di più del sesso, che ha a che fare col sesso, normalmente, che però può essere sganciata, e soprattutto che va vissuta tenendo conto di quelle qualità che l'essere maschio o l'essere femmina, quindi il sesso che hai, ha come sue proprie qualità, a livello non solo fisico, ma a livello anche psicologico, morale, spirituale. La sensibilità di una donna non è quella di un maschio, di un uomo, e quella di un uomo non è quella di una donna. Sono molto diversi. E è bello che sia così, perché oltretutto il Padre Eterno ci ha pensati proprio capaci di completarsi uno con l'altro. Perché non si dice di due maschi o due femmine, i due saranno una carne sola? Solo perché non possono copulare,
se fa un atto sessuale in modo pieno, se sono due maschi o due femmine, oppure perché il progetto di Dio non è pensato così. Tu che dici? Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Esatto, non è la stessa cosa. E quindi quando voi decidete di sposarvi, lo fate perché siete maschio e femmina o perché avete due progetti di vita da maschio e da femmina dentro di voi, uomo e da donna? Sono due progetti che sono chiamati a integrarsi uno nell'altro, parlarne, dirveli. No, non ci sposiamo perché ci amiamo. Ma amarsi no. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire amarsi? Sì, avere un progetto comune. Però... Io mi metto nelle tue mani, mi do da donna. E lui si mette nelle tue mani da donna o da uomo? Lui. Ma se è un uomo, è da uomo. Da uomo? Forse da uomo. Essere, per carità, è una cosa così semplice che può sembrare quasi banale, è vero o no? Però è importante rendersene conto che siete comunque due simili ma diversi chiamati a diventare uno. E la sessualità è quella capacità di gestire le qualità personali dell'uno e dell'altro che può portare a un incontro vero e proprio. Quindi una crescita oltretutto. Perché la coppia è molto di più di lui e lei insieme. Lui più lei uguale C, coppia, sul piano che si vede sì, sul piano di vita, la coppia di più delle qualità specifiche di lui e di lei. Ci sono le qualità di lui, le qualità di lei, sul piano proprio anche di sessualità, cioè di vivere la propria realtà maschio-femmina, che vengono esaltate però, maggiorate, proprio dal fatto che l'incontro fa crescere qualcosa dentro l'uno e dentro l'altro. Il risultato vale più degli addendi, dei termini che fanno la somma. Sembra come se 1 più 1 uguale a 3, o 5, o 10. Non è l'aritmetica che si studia a scuola, però è quella che si forma nella vita. I due insieme fanno di più di quello che farebbe lui da solo e lei da sola, sommati insieme. Io ricordo per esempio uno che è famoso quando voi eravate molto 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 giovani, cioè che si chiamò, bisogna dire, ecco, perché l'hanno ammazzato nel 68, poverino, Martin Luther King, che è stato il grande apostolo dell'emancipazione dei neri negli Stati Uniti nel 900, quale diceva: io non avrei mai fatto quel che ho fatto se non avessi avuto vicino a me Corinne, la moglie, che nonostante i pericoli a cui andava incontro, non solo non gli diceva fermati, ma anzi lo aiutava a trovare il coraggio di andare avanti. E così tanti altri. Percepire che comunque il sesso è la parte fisica e fisiologica, mentre invece la sessualità ha a che fare con lo spirito, la sessualità ha a che fare con lo spirito della persona, con l'essere della persona, con la sua personalità. E questo è importante, è bello. Ed è un punto al quale voi siete arrivati subito, e mi fa piacere, e questo 10 anni fa, 12, 15 anni fa non sempre succedeva. Questo è bello, vuol dire che c'è una maturazione che pian piano, nonostante tutto, cresce.